Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tre anni fa, l'ultimo sabato del mese di novembre, come oggi, in questo salone cantarono gli angeli. Nella registrazione risulta il canto di cori angelici accompagnati da strumenti musicali che inaspettatamente sono stati ascoltati da molti nel salone, in diversi punti del salone, e che poi, guardando e riascoltando la cassetta, sono state registrate. Era proprio qui, da questo microfono, che è avvenuta la registrazione, e questo ci ricorda la presenza del cielo. Quando noi celebriamo la Santa Liturgia, gli angeli che noi non vediamo sono qui attorno all'altare. È un segno per risvegliare la fede. Non ha valore in se stesso il fatto che viene, perché avviene sempre, continuamente, senza che noi ce ne accorgiamo. Il fatto che una volta tanto Dio ci ha fatto ascoltare quello che sempre avviene è un modo per risvegliare la fede nell'invisibile, ma che esiste, ed è la fede in Cristo Gesù, che è al centro della liturgia e attorno a cui vorticano gli angeli in adorazione. Dobbiamo vivere alla presenza del Signore, e tutto questo ci invita ad essere presenti a Dio proprio nella liturgia, ad unirci agli angeli del cielo che celebrano la liturgia celeste, come gli angeli del cielo si uniscono alla liturgia terrena, e a guardare in alto, perché siamo pellegrini in questo mondo verso la patria celeste. Questa ricorrenza, tutto questo è avvenuto come oggi, tre anni fa, questa ricorrenza deve polarizzarci verso l'Eucaristia, perché proprio nell'Eucaristia, durante l'elevazione dell'ostia, l'elevazione del calice, è avvenuto tutto questo. E questo polarizzarsi verso l'Eucaristia comporta la riverenza che dobbiamo avere verso il mistero eucaristico. Questa mattina voglio richiamare l'attenzione di tutti, mia e vostra, al rispetto della casa di Dio e a quell'attenzione alla messa che spesso manca, attenzione alla lettura della parola di Dio, attenzione ai momenti cruciali della liturgia, al mistero che si compie durante la consacrazione, al mistero della presenza viva
di Gesù sotto le specie eucaristiche fino alla comunione, e a quella comunione che è discesa di Dio dentro di noi, dentro la nostra vita, dentro il nostro corpo, perché Egli vive in noi e noi possiamo portare Lui. E questo mistero di santificazione, Dio Santo si unisce alla sua creatura per renderla santa e per offrirla in sacrificio al Padre, al sacrificio del Figlio di Dio si unisce il sacrificio di tutto il corpo del medesimo Figlio che siamo noi, per cui c'è questa dimensione sacrificale della nostra vita, siamo offerti in sacrificio, in libazione a Dio. Sono degli spunti che il Signore vuole darci per farci riflettere sulla sacralità del tempo in cui siamo e soprattutto sulla sacralità dei momenti che viviamo quando celebriamo l'Eucaristia, che è il sacrificio di Cristo ed è il sacrificio nostro. Chiediamo al Signore in questo momento la purificazione di tutte quelle indifferenze, soprattutto indifferenze davanti a Gesù Eucaristico, di tutte le trascuratezze e di tutto ciò che ha potuto allontanarci da Gesù e offendere Gesù stesso nell'Eucaristia, mentre Egli si offre per noi e offre al Padre il mondo. Noi restiamo indifferenti, distratti, quando non altercchiamo tra di noi per futili motivi. E allora per tutte le dissacrazioni che avvengono nel Tempio del Signore, per tutte le indifferenze, le profanazioni che possono avvenire, per tutto ciò che disdice al Tempio di Dio e a noi, di tutto questo noi questa mattina chiediamo perdono al Signore e chiediamo la purificazione del Tempio e la purificazione del Tempio di Dio che siamo noi. O Spirito di Dio, Tu investisti Gesù proprio quando entrò nel Tempio e vide la profanazione del Tempio, della casa di preghiera e lo sdegno che facesti entrare in Gesù, lo portò a buttar via dal Tempio tutti i venditori, tutti i profanatori, dicendo: la casa di mio Padre è casa di preghiera. O Spirito di Dio, scendi dentro di noi. Ti chiediamo di purificare questo Tempio, perché questo Tempio è casa di preghiera, e di purificare il Tempio di Dio che siamo noi. Spirito di Dio, ti chiediamo di renderci compresi della santità del Tempio esteriore, locale, e del Tempio vivo che siamo noi. Purificaci, lo Spirito di Dio, con il fuoco e con l'acqua. Ecco, entra, dice Malachia, nel suo Tempio il Signore, ed Egli purifica i figli di Giuda, perché possono offrire un sacrificio degno, un'ostia pura e immacolata. Yeah.
Canto di Dio, scendi dentro di noi, purifica il nostro corpo, il nostro cuore, la nostra mente. Spirito di Dio purificatore, scende come acqua che lava, come le scivie che monda, scendi come fuoco che brucia tutti i nostri peccati, perché possiamo partecipare con cuore mondo, mente pura e mani terse al sacrificio del Figlio di Dio. Aspergici, o Signore, quell'acqua pura e saremo purificati. O Dio, sempre buono e misericordioso con noi, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione, sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Degnati di benedire quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione, strumento della nostra purificazione. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, che è il sale della sapienza, ma anche il sale della purificazione, che è il sale dell'offerta e dell'amicizia, che è il sale della pace. Benedici questo sale, e per i suoi molteplici significati, da tutti di gustare il sale e di percepire gli effetti del sale. Serve questo sale in questo momento a purificarci dei nostri peccati, in modo che, liberati dalle insidie del maligno, siamo custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Purifica le mie labbra, purifica il mio cuore, purifica la mia mente, oh Signore. Purifica le mie labbra, purifica il mio cuore, purifica la mia mente, oh Signore.
Gesù, 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 guardami. Gesù, 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 parlami. Gesù, 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 amami. Gesù, 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 Gesù. Signore, mediante questa aspersione, noi ti chiediamo di rimuovere ogni ostacolo nella nostra vita. Rimuovi ogni ostacolo. E questa è la prima tappa della nostra guarigione, essere purificati dal peccato. Signore, rimuovi ogni ostacolo. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore. Non è quest'acqua, oh Signore, ma il segno che quest'acqua porta, che ci purifica dai nostri peccati. Signore, noi siamo peccatori, per questo siamo qui. Siamo peccatori e lo riconosciamo. Attraverso questa presa di coscienza, oh Signore, noi ti chiediamo che mediante l'aspersione e il devoto uso di quest'acqua possiamo recuperare, oh Signore, le vesti del battesimo. Purifica il nostro cuore, Signore. Purifica le mie mani, purifica il mio corpo, purifica la mia vita col tuo amore. Purifica le mie mani, purifica il mio corpo, purifica la mia vita col tuo amore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso. Come un laccio, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Alleluia. Per le parole del Santo Vangelo siano cancellati i nostri peccati. Vegliate e pregate, dice il Signore, in ogni momento. Vegliate e pregate in ogni momento. Prima di comparire davanti al Figlio dell'uomo, dobbiamo tutti comparire davanti al Figlio di Dio per rendere conto del bene e del male, cioè rendere conto della nostra vita nel grande giudizio. Giudizio che avviene per noi
alla fine dell'anno della nostra vita. Siamo alla fine dell'anno liturgico, questa sera entriamo nell'Avvento, l'inizio dell'anno nuovo, con la veglia così di Avvento che dobbiamo tutti celebrare, possibilmente in cattedrale, con il Vescovo o in qualunque punto noi ci troviamo. È la veglia che segna la fine dell'anno e l'inizio dell'anno. E proprio per la fine dell'anno il Signore ci avverte: vegliate e pregate. Vegliate e pregate in ogni momento, perché dovete comparire davanti al Figlio dell'uomo nel giudizio. La fine dell'anno per noi è la fine della vita, del giorno terreno, e l'Avvento è l'inizio del giorno eterno. E allora come dobbiamo prepararci? Dobbiamo prepararci innanzitutto e vivere in vista della fine nostra. Come prepararci? Vegliando e pregando. Questo è l'ammonimento del Signore. Queste due parole risuonano sempre sulla bocca di Gesù. Se leggiamo il Vangelo, troviamo queste due parole sulla bocca di Gesù continuamente. Vegliate, vegliate. Non lasciatevi appesantire dalle ubriachezze, dalle dissipazioni, dagli affanni della vita, gli affanni quotidiani che riempiono le vostre giornate, le vostre ore. Siete sempre affannati, 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 sempre di corsa, di corsa, di corsa, per compiere più che sia possibile cose, affari, raggiungere traguardi nel meno tempo possibile, ma trascurando tutto il resto. La nostra vita è una corsa vertiginosa. Basta uscire qui, di qui, basta entrare nelle strade, è un caos, un movimento caotico, le macchine che girano. Anche noi giriamo, entriamo negli uffici, affanno, entriamo nelle banche, affanno, nei negozi, affanno, nelle piazze, affanno. Tutti sono affannati, tutti. Neanche più c'è il tempo di prima, quando si usciva per prendere una boccata d'aria. Non ci sono più le villeggiature, perché il tempo del riposo è stato preso dai viaggi frenetici. Non c'è più il passeggio, sono scomparse tutte queste usanze. Siamo i violatori continui del terzo comandamento di Dio, anche nel giorno del Signore. Siamo sempre in movimento, non abbiamo quiete, non abbiamo il riposo del settimo giorno. Affannati dietro le cose della terra, mentre Gesù dice: non vi affannate, non vi affannate, basta a ciascun giorno il suo peso e contentatevi di quello che il buon Dio vi dà. Egli che nutre gli uccelli del cielo e veste i fiori dei campi penserà a voi, e non accumulate tesori sulla terra. Contentatevi del pure necessario, il superfluo dato agli altri. Non resti nulla la sera né nel vostro cuore,
né nella vostra mensa data ai poveri. All'indomani penserà il Signore. Ecco, vivere escatologicamente, non accumulare, non affanarsi, non attendere le cose della terra. Questo ci dice il Signore, per avere pace nei nostri cuori, perché tanti e tanti peccati proprio sono il frutto di questo affanno, di questa ricerca di piacere, di questo edonismo che talla tutta la nostra vita. E allora il tempo come lo dobbiamo impiegare? Vegliate e pregate. Questa è la vera opera di Dio. Ma questa parola non entra in noi. Vogliamo agire, vogliamo fare, vogliamo muoverci. Non c'è tempo di vegliare, non c'è tempo di pregare. Eppure sono le cose necessarie che Gesù ci indica. E alla fine del giorno nostro, alla fine della vita, ci troveremo come con tante cose iniziate e non compiute, con tanti affanni accumulati, e anche che avessimo guadagnato tutto il mondo, alla fine ci troveremo a mani vuote. Ci sono sfuggiti i tesori veri della vita, la conoscenza di Dio, la conoscenza della verità, l'amore di Dio, l'amore per gli altri. Abbiamo consumato la nostra esistenza per noi, per la nostra casa, per i nostri figli, e poi andremo alla tomba. Il giorno è finito e non abbiamo compiuta l'opera di Dio, che è vegliare e pregare in attesa del Signore che viene. Vegliare e pregare. Ecco, scendiamo un po' nel senso di queste due parole. Vegliare. La vigilia è sempre vigilia, vigilia del giorno, è l'attesa del giorno che viene. Vegliare, avere gli occhi aperti, vigilare sulla propria condotta, vigilare sul nemico che gira attorno a noi, vigilare per non essere sedotti, per non essere appesantiti, per non essere sorpresi. Vegliare e pregare, cioè impiegare il tempo della veglia nella preghiera, perché la preghiera ci mette in contatto con Dio, ci mette in pace con il prossimo e ci mette in pace con noi stessi. È l'atteggiamento del cristiano e di chi vuole vivere veramente per Dio. Ho qui davanti un bel testo che il Signore mi ha dato proprio all'inizio della preghiera. È il testo degli Atti 10, i primi versetti che adesso leggeremo. Vegliare e pregare. Gesù nel Getsemani dice ai discepoli: vegliate e pregate, vegliate e pregate. E in tante parabole dice: vegliate e pregate. E qui nel Vangelo ci avverte: vegliate e pregate. Siamo alla fine dell'anno, cioè dell'anno liturgico, e siamo alla fine del secondo millennio. Il Papa ha parlato ieri, non ho qui il testo della sua allocuzione, del suo discorso, ma parla del Giubileo, la remissione dei peccati, e invita a due opere,
preghiera e penitenza, preghiera e penitenza, preghiera ed elemosina. Sono le tre opere che noi dobbiamo compiere. La preghiera che ci rinnoda Dio, la penitenza che ci rinnoda noi stessi, l'elemosina che ci rinnoda al prossimo. Sono i tre parametri della nostra vita. Il parametro verticale che si consuma nella preghiera, il parametro orizzontale che si consuma nella carità espressa nell'elemosina e il parametro basale che si esprime nella penitenza, nella continenza, nel vegliare sopra di noi e sulla nostra condotta. Il Papa ci esorta a mettere in atto queste tre opere che appartengono appunto al Vangelo, all'esortazione di Gesù e che hanno eco in tutta la Scrittura: pregare, far penitenza, digiuno e dare elemosina, fare carità, cioè fare amore con il prossimo, accorgersi degli altri e aiutare gli altri. Questo ha detto il Papa, annunciando così il giubileo in cui stiamo entrando per la remissione dei nostri peccati. Il testo che il Signore ha dato, Atti 10, ecco Cornelio, un centurione della coorte italica, era un militare, era un capitano che dirigeva la coorte italica, così si chiamava, di stanza a Cesarea, che era appunto la capitale di quella regione. Era un ufficiale romano, un capitano, eppure era un uomo pio e timorato di Dio. Ecco, ancora non era ebreo, però Dio che non guarda in faccia nessuno, come dice Pietro proprio in questa occasione: adesso mi accorgo che per Dio non ci sono differenze di persone, ma chiunque lo teme è gradito a lui. Ebbene, Dio, quest'uomo è un timorato di Dio, Dio è davanti a lui. Lui e tutta la sua famiglia, perché non è un uomo che vive isolato nella sua religione, ma lui ha una famiglia, è responsabile della sua famiglia ed ha cura che tutta la sua famiglia sia timorato di Dio. Quest'uomo pagano, diciamo, questo ufficiale dell'esercito, questo responsabile della corte italica, la famiglia deve essere timorata di Dio. Egli faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Ecco, elemosina e preghiera. Dunque era un uomo di condotta rigida, per cui era la penitenza delle proprie passioni, di condotta rigida, un uomo che pregava giorno e notte e faceva elemosina. Proprio sono le tre opere che ci indica il Papa proclamando il giubileo. E un giorno, ecco, verso le tre del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo. Cornelio, egli lo guardò
e preso da timore disse: che c'è, Signore? Ecco, ho una visione di un angelo. Quest'uomo pio, quest'uomo casto, quest'uomo elemosiniere, quest'uomo che prega, ha il dono di una visione dell'angelo. Dio è con lui, è un pagano, non è un ebreo. Ed egli rispose, l'angelo, le tue preghiere, le tue elemosine sono salite in tua memoria innanzi a Dio. Il Signore ha accolto la tua vita, ha accolto le tue preghiere, ha accolto le tue elemosine. Accanto a noi c'è l'angelo che accoglie tutte le opere buone che noi facciamo, e nel ministero angelico che offrono gli angeli nostri a Dio, le nostre opere. E le opere di Cornelio sono accette al Signore. E allora ecco la salvezza. Ancora non è la salvezza. La salvezza viene da Pietro, dalla Chiesa. Dio gli viene incontro, è accetta Dio, è amata da Dio, ma ancora non è salvo finché non si incontra con Gesù, l'unica salvezza, e non si incontra con colui che rappresenta Gesù e che gli darà Gesù e gli aprirà le porte della Chiesa dove è la salvezza. E ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite presso un tal Simone conciatore, la cui casa è sulla riva del mare. L'angelo gli dà tutte le indicazioni, manda degli uomini a chiamare Pietro in casa tua. Cioè, qui ci vuole la mediazione di Pietro per ottenere la salvezza. Dio poteva dirgli: sei salvo? No, deve chiamare Pietro, e attraverso Pietro che Dio parlerà a Cornelio, gli darà il battesimo, gli darà Gesù, l'unico salvatore. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti. Ecco, c'erano anche dei soldati pii, buoni. E spiegata loro ogni cosa, li mandò a Giaffa. In quel medesimo tempo avviene la visione di Pietro, che si trova nella casa di Simone il conciatore. Vede un grande lenzuolo dove ci sono carni di tutti gli animali. Lui ha fame e una voce divina gli dice: prendi e mangia. E Pietro risponde: Signore, ma io non mangio carne impura, carne immonda. E Dio dice: ciò che Dio ha purificato, non chiamarlo immondo. E in quel medesimo tempo bussano alla porta i due uomini, meglio i tre uomini, inviati da Cornelio. E allora egli comprende che Dio chiama i pagani, gli impuri, alla salvezza. E subito dice: vengo, Dio mi chiama. E arriva dalla casa di Cornelio. E Cornelio si butta ai suoi piedi,
questo ufficiale romano? Cosa devo fare per essere salvo? Ecco, diventa accetto a Dio con la preghiera, le elemosine, i digiuni, ma la salvezza ancora non c'è. Cosa devo fare per essere salvo? E Pietro gli annuncia Gesù, gli presenta Gesù, e mentre egli parla lo Spirito Santo scende nella casa di Cornelio. E allora Pietro apre gli occhi e dice: ora sì, mi accorgo che davanti a Dio non ci sono né pagani né giudei, ma tutti sono figli di Dio, e chiunque pratica la giustizia mi accetta a Lui. E versa le acque del battesimo. Deve essere battezzato per entrare nella salvezza. Dopo che è venuto lo Spirito Santo, Pietro sente la necessità di versare l'acqua del battesimo, di aggregarlo alla Chiesa, di inserirlo nel mistico corpo di Cristo, dove è la salvezza. Quante istruzioni noi riceviamo da questo episodio, ma io voglio detrarre soltanto quello che voleva polarizzare, volevo così inculcare a voi fratelli e sorelle: pregare come Cornelio, essere pii, buoni, ineccepibili nella condotta, e fare l'elemosina, quello che dice il Papa, per avere la remissione dei peccati e per risvegliare in noi la grazia battesimale. Fratelli e sorelle, siamo alla fine dell'anno liturgico e incomincia questa sera l'Avvento. Entriamo nel clima dell'Avvento, ma entriamoci purificati nella mente. Entriamo nell'anno in cui saluteremo la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, proprio del terzo millennio. Ci prepariamo così all'avvento dell'anno venturo, che segue l'inizio del 2000 davanti alla Chiesa. Un anno di preparazione, e in quest'anno dobbiamo vegliare di più sulla nostra condotta, dobbiamo pregare di più e dobbiamo fare l'elemosina per disporci al giubileo, cioè essere larghi di cuore, condonare agli altri i debiti, mostrare carità verso tutti. Soltanto così noi otterremo la misericordia di Dio e possiamo prepararci al grande giorno, al giorno eterno, in cui Cristo comparirà davanti ai nostri occhi e noi compariremo davanti al Figlio dell'uomo per rendere conto della nostra vita. Amen. Padre, ti prega, fa che uno sia, perché il mondo creda al tuo amore. Padre, ti prega. Spirit.
Cristo ti preghiamo, fa che uno sia, perché il mondo creda al tuo amore, Spirito ti preghiamo. Signore, noi ti preghiamo in questo momento. C'è una grande lotta che incombe tra il regno delle tenebre e il regno della luce. Il maligno con i suoi adepti, i suoi ministri, le sue arti, le sue insidie, le sue istituzioni stesse, muove guerra contro i santi che siamo noi, manda gli angeli santi attorno a noi perché sosteniamo la lotta contro maghi, fattucchieri, sette sataniche, contro tutti gli influssi diabolici che si moltiplicano in questi tempi, perché noi possiamo nella veglia, nella preghiera, nell'elemosina resistere contro le insidie del maligno e possiamo vincere la grande battaglia per il trionfo del tuo regno. Padre Santo, fa che noi non ci abbattiamo davanti agli assalti del nemico, che ci rivestiamo delle armi della luce, che prendiamo l'elmo della salvezza, mettiamo ai fianchi la cintura della verità, mettiamo la corazza della salvezza e lo scudo della fede. Dacci, o Signore, i calzari della pace e dello zelo e metti la spada della tua parola nella nostra mano, in modo che possiamo combattere contro il nemico come vegliando nella preghiera. È un combattimento che avviene seduti in te, o Cristo, e forti nella preghiera, vigilanti nella preghiera. Fa, o Signore, che noi alziamo le mani a te come Mosè sul monte e combattiamo con la preghiera contro le forze del male. Padre Santo, difendici dai mali che incombono su di noi. Guariscici dalle ferite che il maligno ha inferto ai tuoi figli, le ferite che sono le malattie nel corpo, le ferite che sono le angosce, le paure, i turbamenti nell'anima, le ferite che sono le degradazioni morali, i peccati. Signore, siamo tutti una piaga nel grande combattimento e ti chiediamo di sostenerci nel grande combattimento. Mandi i tuoi angeli a guarirci, manda Raffaele perché ci guarisca dalla cecità che tante volte ci prende, ci guarisca e ci liberi dal demonio come libero Sara. Manda l'angelo Michele attorno a noi perché ci difenda dal maligno, manda Gabriele, forza di Dio, perché restauri le nostre forze esauste nel combattimento e ci porti il messaggio del Signore. Mandi i tuoi angeli, o Signore, e moltiplica l'invio degli angeli, perché noi possiamo resistere nel giorno cattivo che attraversiamo. Signore, guariscici, sostienici, o Signore, e fa che combattiamo la buona battaglia, vigilando nella preghiera. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. O Signore, la carità vuole che noi ci interessiamo dei nostri fratelli malati, dei fratelli sofferenti nell'anima e nel corpo. C'è come una malattia, una sofferenza che si moltiplica nel mondo.
Là dove abbonda il peccato, abbonda la sofferenza. Il peccato abbonda sulla faccia della terra, in tutte le sue specie. E così è la sofferenza, che in tutte le sue specie abbonda sulla terra. Signore, ti preghiamo per i nostri fratelli provati nell'anima e nel corpo, per i nostri fratelli sofferenti, oltraggiati dal maligno, per i nostri fratelli i quali sono malati da tante e tante malattie. Non c'è una casa immune da una malattia, non c'è una casa dove non ci sia una sofferenza fisica e una sofferenza morale. Padre Santo, siamo un mondo di sofferenti, il tuo figlio è morto per noi, ma in questi tempi questo tuo mistico corpo che siamo noi è afflitto, è sofferente, è oltraggiato, è come tutta una piaga. Padre Santo, guardaci e per il sangue del tuo figlio versato per noi manda i tuoi angeli a guarirci dalle nostre malattie. Ti presentiamo tutti i malati nostri, tutti i nostri sofferenti. Manda i tuoi angeli a liberarci dalle insidie del maligno, a cacciare via il demonio dalle nostre case, dalle nostre anime. Ti preghiamo, Padre Santo, per tutti quelli che soffrono in qualsiasi maniera e sono i nostri fratelli. Vi avvenga, o Signore, la tua grazia su di noi questa mattina e mandi i tuoi angeli santi qui in mezzo a noi, perché ci confortino, ci portano la tua medicina, ci portano la tua parola, ci portano la tua salvezza. Per questo, Padre Santo, noi ti preghiamo. Padre Santo, raccogli le lacrime dei sofferenti. Quanto pianto in questa valle di lacrime. Abbiamo dimenticato che una valle di lacrime e non vogliamo fare una valle di godimento, ma è valle di lacrime. Padre Santo, accogli nelle tue mani le lacrime dei sofferenti, le lacrime delle madri, le lacrime dei figli, le lacrime dei padri, le lacrime di coloro che sono tormentati da qualsiasi sofferenza. Padre Santo, accogli queste lacrime e versala su di noi in remissione dei nostri peccati. Noi uniamo le nostre lacrime alle lacrime di Cristo nell'agonia dell'orto, li mettiamo nel suo sangue perché il suo sangue ci ottenga la remissione dei peccati e la guarigione di tutte le nostre malattie. Per questo, Padre, noi ti preghiamo. E adesso ascolto, Signore, le preghiere che in particolare ti offriamo per i sofferenti che si raccomandano a questa comunità terapeutica, a questa comunità orante nel giorno del sabato. Ascolto, Padre Santo, le preghiere che ti offriamo ed esaudisci le nostre suppliche. Grande sofferente che ha preso su di sé tutti i dolori dell'uomo, tutte le sofferenze del mondo, esaudisci quanto noi abbiamo chiesto. Padre Santo, ti offriamo ancora una volta tutte le sofferenze nostre, le sofferenze di tutti gli uomini, perché nel sangue del tuo figlio abbiamo la remissione dei nostri peccati e abbiamo anche la guarigione di tutte le ferite conseguenti al peccato. Padre Santo, accogli questa preghiera e Maria nostra madre che te li offre, colei che è associata a Cristo ha offerto se stesso per la salute nostra. Amen. Amen. Stiamo facendo un esame così di un mese
del contenuto delle preghiere. È un esame che si potrebbe fare in chiave sociale, socio-religiosa, per vedere quali sono i bisogni, le preghiere, le istanze, le angustie delle persone. Ed è un esame che ci porta a una riflessione, cioè quali sono le preghiere più ricorrenti, quali sono le angustie che più assediano le persone. È un esame illuminante sul mondo della sofferenza che ci circonda e penetrare nell'intimo delle case, nell'intimo delle situazioni. E questo esame serve per immergersi nel mondo del dolore, comprendere le sofferenze dei nostri fratelli e supplicare il buon Dio perché ci venga incontro. Da questo esame emerge quali sono i bisogni dell'uomo di oggi, quali sono le angustie degli uomini di oggi. È un esame che facciamo in preghiera, non tanto per rendere conto ai sociologi di qual è la situazione, eppure sarebbe un dato interessante, quanto per piegare le ginocchia davanti al Padre e supplicarlo perché venga incontro a questi figli sofferenti in questa valle di lacrime. Aiutateci in questa impresa, perché è un'impresa che vogliamo condurre a termine, rendendo poi conto e ragione a quelli, attraverso la stampa, di quali mali soffre l'uomo d'oggi, quali sono le preghiere che germinano nel cuore dell'uomo davanti al Signore, proprio nell'intimità della preghiera. Amen. Canto numero 41.